progetto che più gli stava a cuore era la fusione del mondo del design, della moda, con quello della cultura. Dopo 8 anni di restauri e beghe giudiziarie, aveva inaugurato il suo luogo ideale, il grande Palazzo del Marino alla Scala, dove tutte queste attività erano concentrate, e di lì è partito per il suo ultimo viaggio.